Thomas, è passata meno di una settimana dalla qualificazione alle Final Four, si percepisce sempre la soddisfazione per questa grande impresa. Sì, penso che sia stata una sorpresa per tutti, quelli che erano fuori, noi ci abbiamo creduto veramente tanto, non diciamo dall'inizio, però man mano che la stagione andava avanti siamo diventati sempre più consapevoli della nostra forza e siamo riusciti nell'impresa di arrivare alle Final Four. Tre grandi momenti difficili, l'infortunio di McCaleb, la sconfitta in casa con il Real Madrid, quella di 48 punti a Atene, vi hanno reso sempre più forti. Sì, sono cose da cui impari, magari la tegola di Bo è stata parecchio pesante, però noi abbiamo reagito bene, abbiamo preso un giocatore come esperto come Marko Jaric che ha aiutato veramente tanto la causa. A proposito di Jaric, in tante interviste ha portato te come esempio di ciò che il gruppo Mensah riesce a esprimere fuori in due partite, nella terza, nella quarta, anzi, hai fatto cose importanti, una soddisfazione in più. Sì, essere riconosciuto fa sempre piacere, poi da uno che ha vinto tutto come Marco fa ancora più piacere. C'è solo da ringraziarlo anche per le cose che ha mostrato in campo che ci ha aiutato ad arrivare alle Final Four. Adesso ritorna al campionato, sembra passato un secolo dall'ultima partita, che sensazione è tornare a giocare con i palloni, quelli diversi dall'Eurolega? Sono un po' diversi. Non il peso o la grandezza, però al tatto sono un po' diversi. Si abituerà presto perché bisogna fare bene anche in campionato, recuperare le partite che abbiamo perso in questo mese e consolidare ancora di più la nostra prima posizione. Anche perché per la classifica si inizia con una partita con Pesaro che lotta per i playoff, sono tutti ben concentrati, voi dovete cercare di rientrare in quell'idea di squadra che domina il campionato. Sì, Pesaro è un'ottima squadra, ci ha messo in difficoltà magari in Coppa Italia, nei quarti, però andiamo lì con la faccia tosta come al solito e portiamo a casa la partita.